Nessun caos di ambulanze con pazienti intubati in attesa al Policlinico Gemelli e alla Columbus Covid Hospital 2, come lasciava intravedere un video circolato sui social. La situazione è totalmente sotto controllo, come testimonia il video girato davanti al pronto soccorso. L'iperafflusso di ambulanze con pazienti sospetti Covid-19 a bordo, precisa l'ospedale, prevede una gestione particolare in quanto ad alta contagiosità. Questi pazienti devono seguire un protocollo rigoroso di isolamento e distanziamento, almeno 1 metro dalle altre persone. In caso di affollamento all'arrivo in pronto soccorso, risulta più sicuro e prudente far permanere il paziente all'interno dell'ambulanza, in attesa che si renda disponibile la postazione di isolamento. Si tratta di una procedura ordinaria, dettata da criteri di prudenza e di protezione. Pertanto, se giungono più ambulanze insieme, occorre necessariamente accogliere un paziente per volta. Solo il 25 marzo i pazienti con Covid-19 ricoverati presso i reparti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli erano in totale 249, più 22 rispetto al giorno precedente, 59 presso i reparti del Columbus Covid-2 Hospital, che ha attivato altri 45 posti letto singoli, e 190 ricoverati nei reparti dedicati a pazienti Covid del Policlinico Gemelli. 448 i tamponi effettuati e analizzati presso il laboratorio di virologia del Gemelli. Quanto all'attività del pronto soccorso per i pazienti Covid, nella sola giornata di mercoledì 25 marzo sono giunte 82 ambulanze del 118, concentrate nell'arco di poche ore, soprattutto serali.